Allora, vi ringrazio dell'applauso che chiaramente è rivolto al popolo Notav che continua a lottare dopo 25 anni, perché quello che diceva Giorgio, e cioè il fatto che l'interiorizzazione della sconfitta è la prima nostra nemica, perché ci toglie capacità di mobilitazione, ci toglie speranza e ci toglie capacità di progettare il futuro. Quel senso della sconfitta noi l'abbiamo sconfitto, e quindi è questa la forza che ci fa andare avanti. Sono molto contenta di essere qui, vi porto il saluto della mia valle, che ormai non è sola. Sono contenta di poter partecipare a questa assemblea che riconosce e mette in campo i temi che poi sono quelli contro un'Europa, ma anche contro un mondo del capitale, che è quello che vuole la guerra all'uomo, alla natura, ai territori. Sicuramente l'Unione Europea non è riformabile. Non è riformabile, non ha nulla a che vedere con quel sogno di europeismo che era nato da parte degli antifascisti al confino e nelle carceri fasciste. L'Unione Europea è esattamente il contrario di quella che è una visione democratica, non solo come potere popolare, ma anche per quanto riguarda le democrazie rappresentative cosiddette liberali. L'Unione Europea è il mercato, è nata per il mercato, e c'è negli elementi costitutivi, c'è nel Trattato di Maastricht, ma c'era già anche precedentemente. È il mercato a cui si deve adeguare la vita delle persone, si deve adeguare l'economia, si deve adeguare la cultura. E quindi il mercato è depurato da ogni foglia di fico della cosiddetta democrazia. Basta vedere gli organismi stessi che governano l'Europa. Il Consiglio ha quasi nessun potere, il Parlamento. Il Consiglio è fatto dai capi, da quei capi di Stato di quell'Europa che affossa i diritti dei popoli, che offende e umilia il popolo greco e che vuole la guerra contro altri popoli. È quell'Europa nata dal colonialismo e dall'imperialismo che è la più fida alleata degli Stati Uniti d'America ed è entrata in guerra proprio nel 91, ricordiamolo, la prima guerra del Golfo, il 91. 91 è anche l'anno in cui nasce l'Europa di Maastricht, è anche l'anno in cui nasce il progetto della mercificazione dei territori. Ricordiamo che i piani per la trasformazione dei territori in corridoi di traffico, in corridoi di potere, nasce proprio allora con l'Europa di Maastricht, o perlomeno ha il suo punto più chiaro. Abbiamo detto che la Troica, quindi la Commissione Europea, e il Consiglio dei Capi di Stato e dei Capi di Governo è il vero elemento che domina l'Europa. Il Parlamento conta poco. Contano molto invece le lobby, e le lobby sono all'interno del Consiglio d'Europa un elemento centrale. Voi pensate, ci sono 7.821 lobby riconosciute, inserite in un vero e proprio registro per la cosiddetta, quella che chiamano trasparenza. E pensate che il 75% rappresentano gli interessi delle aziende e delle multinazionali, il 18% gli interessi delle organizzazioni non governative cosiddette, e soltanto il 2% si riferiscono e fanno il portavoce delle autorità locali. Allora, queste lobby che si sono insediate, inserite in quelli che sono i settori di intervento più ambiti, sono il dominio del capitale all'interno dell'Europa. E pensate che i settori più ambiti sono proprio quelli riferiti al clima e all'energia, al lavoro e alla crescita, all'economia digitale, ai trasporti e ai mercati finanziari.
quei corridoi di traffico reali e virtuali sono difatti quello che dovrebbe pausare e dovrebbe costituire l'elemento di controllo dei territori, l'elemento di umiliazione di quella che è il diritto delle popolazioni ad un'autodeterminazione, quella che è la sovranità popolare, il controllo alle economie che partano dal basso. Io ho visto, sono stata in Grecia in questi tempi, sono contenta che ci siano i compagni greci. Il loro vero problema è che questa Europa, per poter imporre i suoi memorandum, ha prima di tutto distrutto l'economia nazionale e l'economia locale. Ci sono i limoni che arrivano dall'Argentina, il latte per lo yogurt greco che arriva dalla Germania, e quindi non hanno elementi concreti per poter staccarsi se non violentemente, in questa solitudine totale, perché anche questo va detto. La solidarietà può essere stata da parte delle popolazioni puramente formale, delle popolazioni forse un po' più sostanziali, da parte dei governi non c'è stata assolutamente. Allora, quello che io volevo dire è che dire no a questa Europa, il demolire la struttura di questa Europa, vuol dire riconquistare dal basso la sovranità popolare, l'autodeterminazione nelle proprie scelte economiche, politiche e anche sociali. Un'autodeterminazione che è poi l'altra faccia della fratellanza delle popolazioni, certo. Ed è l'elemento forte che ci aiuta a vivere. Vorrei ancora dire una cosa, sì, e poi tronco, e cioè il ruolo devastante dell'Unione Europea è stato riconosciuto in Valle di Susa, addirittura non solo per la Valle di Susa ma anche per altre realtà, dal Tribunale dei Popoli, che si è riunito appunto a Torino e poi ha dato la sentenza in valle agli inizi di novembre. Il Tribunale dei Popoli è il, diciamo, l'erede del Tribunale Russell. E a proposito dell'Europa, proprio questo dice il Tribunale dei Popoli: la responsabilità delle violazioni, che sono violazioni al diritto di autodeterminazione, violazione al diritto di verità e di trasparenza, al diritto delle popolazioni di poter avere salute e lavoro decente, la responsabilità di queste violazioni deve essere attribuita anche all'Unione Europea, che con la sua omissione di risposte concrete alle denunce ripetutamente formulate dalle comunità colpite e presentate alla Commissione di petizioni del Parlamento Europeo, con l'accettazione acritica delle posizioni dello Stato italiano, permette in consolidamento, e ciò che è ancora più grave, il confinanziamento di un'opera che si sviluppa in chiara violazione del principio di precauzione, affermato dall'articolo 191 del Trattato di funzionamento dell'Europa, il che ci fa capire come questa Europa, anche nelle parti migliori dei suoi trattati, poi non li mette assolutamente in pratica. Allora, quello che noi possiamo fare è sicuramente lottare, ognuno di noi deve farlo, non dobbiamo avere paura di essere soli. L'alba parte a poco e poi il sole sorge. Se uno ha determinazione, ha volontà di farlo sorgere, ha volontà anche di un sacrificio che è bello, che è piacevole, che è dolce, perché è quello che garantisce il futuro, un futuro di pace contro la guerra, contro lo sfruttamento, per noi e per chi verrà dopo di noi. Grazie. Bravo.